Alla fine si quotò in borsa. Come era ampiamente atteso, si sono quotati, però i dubbi rimangono, perché si dice: ma questa Uber che fine farà? Quale sarà il futuro? Una Super Bowl? Non è una Super Bowl, ma non guadagnano mai dei soldi. Proviamo a fare un po' di chiarezza dopo la sigla. Vediamo anzitutto i numeri. L'anno scorso Uber non è che non abbia guadagnato una lira, ha comunque incassato i suoi 11 e passa miliardi, che belle son palanche. Però, giustamente direte voi, ne ha persi 3 l'anno scorso e 4 miliardi li ha persi l'anno prima, per cui è una di quelle aziende che va dritta con un modello cosiddetto blitzscaling e dicono: noi siamo come Amazon, noi prima prendiamo il mercato, investiamo un cifro di soldi, quando poi abbiamo il mercato ci penseremo a come guadagnare. E infatti l'idea della quotazione di Uber è stata tutta incentrata su questo concetto, che tu investi sul futuro, non è che investi nel presente di Uber. Ma facciamo un passo indietro anzitutto per inquadrare. Negli anni è stata molto aggressiva, molto banditista. Hanno detto: noi prendiamo il dominio del mondo a tutti i costi, ci espandiamo super velocemente e via, conquistiamo. In tutto questo conquistamento hanno avuto mille casini e alla fine Travis Kalanick, che era il founder, è stato accantonato perché se non potis hanno portato dentro un CEO di grande esperienza, Dara Khosrowshahi, cognome mai pronunciato nessuno nel modo corretto, ma il buon vecchio Dara arriva da Expedia e il suo compito è stato quello di fare pulizia, dare una bella pitturata all'azienda e possibilmente rifarla in un modo più etico e non così super aggressivo di loro, oppure dall'altro lato può finire all'Amazon, che è stata in rosso per una marea di tempo perché gli utili venivano sempre reinvestiti, perdeva soldi e poi ha preso il mercato a quel punto monetizzato. La mia personalissima opinione, ditemi la vostra nei commenti, è che quando poi hai dei numeri pazzescamente pazzeschi, lo stesso vale per Netflix, e sei leader di mercato, sei messo bene, c'è la tecnologia e hai tutti i pezzettini al posto giusto, e poi nel momento in cui tra 5 anni, 10 anni tu hai le auto a guida autonoma e il travagliato incasinato, ha comunque iniziato un percorso di cambiamento inevitabile, perché sennò poi quando vai in borsa alla fine sarebbe stato un disastro, per cui vedremo se si adatterà nella maniera positiva e cercherà di arrivare alla fine a un risultato perfetto da tutti i punti di vista e poi riesco ad arrivare a monetizzare, oppure se invece questa virata non è più possibile si schianteranno e amen. Però ripeto, le possibilità di trovare la modalità di guadagnare due spiccioli quando sei seduto in cima al mondo è molto più facile rispetto a essere mister nessuno, che ti conoscono tre persone e la tua app che magari è tanto bella, però alla fine non se la fila nessuno, neanche tua sorella e tua mamma.